Sportello Salute, una trasmissione di informazione sanitaria. Parliamo in questa occasione di salute e medicina di genere, il tutto curato dall'azienda USL Toscana Sud-Est. Abbiamo fatto tanta informazione, abbiamo capito tante cose, però dobbiamo adesso parlare anche di prevenzione. Quindi io torno subito dalla dottoressa Saullo, che è medico di base, ma non solo, perché è coordinatrice della Commissione Medicina di Genere dell'Ordine dei Medici Provinciali. Allora, prevenzione, cosa dire su questa parola che se ne parla tanto, sì, dottoressa? Direi che è il primo input di ogni medico, cioè prevenire, perché è questo fondamentalmente la nostra missione. Poi chiaramente le difficoltà sono tante, il tempo, i luoghi, perché ovviamente ogni soggetto avrebbe diritto a una prevenzione individuale. Però tutti i buoni consigli, tutte le norme, tutte le sintesi educative, non troviamo il tempo, obiettivamente, singolo per singolo. Allora la medicina generale lavora come medicina d'iniziativa fondamentalmente, cioè non aspetto che il mio cittadino, il mio paziente arrivi in studio, ma c'è un richiamo attivo. Può essere un richiamo per fasce di età, un richiamo per patologia, quindi noi cerchiamo di organizzarci attraverso un supporto di una segreteria, di un'infermeria, di richiamare la categoria dei diabetici, la categoria degli ipertesi, delle malattie respiratorie, degli obesi, di quelli che potrebbero sviluppare un diabete per familiarità, per tante situazioni. Perché voi avete anche l'anamnesi, per tante, no? Come ecco, patologie cardiovascolari, e indirizzare, diciamo, una prevenzione primaria o secondaria a secondo delle esigenze. Però mi preme sottolineare che la vera prevenzione andrebbe fatta nella fascia adolescenziale. Allora lì la blocco, così gli dedichiamo uno spaccato su quello, perché mi veniva da pensare in questo momento, cioè uno passa una parte della vita che nulla e poi dopo sembra che debba fare chissà che cosa, mentre invece questo mi interessa metterci l'accento. Maddalena Pieroni è collegata con noi dall'ospedale San Donato d'Arezzo e quindi con i suoi ospiti proseguiamo questo discorso della medicina di genere. Sì, parliamo di nuovo con Silvia Gatto, responsabile del Codice Rosa. Come si fa prevenzione? Partendo dall'accoglienza. Sì, no, sicuramente per far emergere il dato e il vissuto di violenza ci deve essere formazione per gli operatori sanitari. Voi sapete benissimo che i pronto soccorsi, i ritmi sono intensi, ma se c'è dietro il bancone un infermiere attento, accogliente, se si intuisce che la paziente è in difficoltà e viene accolta quella che è la stanza del Codice Rosa in un ambiente distaccato di privacy, è più probabile che il contatto e la fiducia tra paziente, medico, operatore sanitario avvenga. Quindi formazione e accoglienza. Senta dottoressa, voi fate anche un altro tipo di prevenzione che è fondamentale nelle scuole. Sì, cioè non noi interveniamo e collaboriamo con la rete antiviolenza territoriale e quindi guidata dalla provincia, e molti interventi sono stati fatti in questa rete territoriale proprio contro la violenza, vi partecipa anche la scuola e il provveditorato di studi, e insieme con la prefettura ma con tutti gli attori di questa rete abbiamo organizzato nelle scuole la prevenzione alla violenza già partendo dall'adolescenza. Il rapporto malato in una coppia spesso lo si vede fra fidanzati. Non esiste l'atto fisico, lo schiaffo per amore. Non esiste il pedinamento perché non ci si arrende che l'altro ti ha lasciato. Bisogna parlare ai nostri ragazzi perché capiscano che i rapporti vanno fondati nel reciproco rispetto. Grazie. Questo vi ha dato una mano anche la polizia con la campagna "Questo non è amore", se non sbaglio, vero? Sì. Bene, ti restituisco la linea, Susanna. Quindi, direttore Gialli, cioè voi avete proprio all'interno dell'ospedale San Donato d'Arezzo, come ci ha detto la dottoressa, un laboratorio di accoglienza, no? Esiste una stanza che... No, descriviamo, lo sa perché? Perché sì, è importante comunicarlo. Gli aspetti fondamentali dell'accoglienza si sostanziano in due momenti, a mio avviso. Il primo è quello di mettere il paziente a suo agio. Un paziente che già, essendo in qualche maniera stato coinvolto da un abuso, da una violenza, è in una condizione psicologica molto particolare, per cui appena noi abbiamo sentore che questo possa essere un codice rosa, portiamo subito questa persona in un ambiente adatto, riservato, fuori dagli ordinari percorsi, e
mettendolo dentro questa stanza, che è proprio la stanza di accoglienza al codice rosa, poi chiamiamo i vari specialisti che possono essere interessati, che vengono loro e si presentano. Tutto nella privacy questo? Assolutamente, la privacy è il fattore principale. Però c'è un fatto molto importante che ha accennato la dottoressa, ma che vorrei sottolineare a carico del medico di pronto soccorso, perché molte volte le donne in particolare si presentano al pronto soccorso con delle lesioni. E le prime volte, vuoi per speranza che la situazione cambi, vuoi per pudore, misconoscono qual è la causa reale. Ma questo è normale. Ho battuto la testa, sono caduto per le scale. Allora adesso noi, facendo una registrazione informatica di questi accessi qui, abbiamo la possibilità di richiamarli, e quando una persona si presenta più di una volta con problematiche che in qualche maniera possono suggerire un momento di violenza, di abuso, è chiaro che noi in qualche maniera cerchiamo di creare quelle condizioni. Se la prima volta è passato un po' sotto osservazione. Esatto, però dopo il ripetersi degli stessi episodi non può essere sempre casualità che uno batte la testa, casca potrebbe per le scale. Potrebbe essere anche un modo per venire a chiedere aiuto, no? Mi sembra assolutamente, di capire, assolutamente. E noi quindi cerchiamo di creare quelle condizioni di accoglienza che facilitano l'apertura e quindi l'avvio del percorso. Mi ricollego con Maddalena perché poi proseguiamo qui all'interno dello studio con la tua ospite. Prego Maddalena. Sì, siamo ancora con Loredana Betti, psicoterapeuta. Parliamo di prevenzione perché ne parlavamo fuori onda. La prevenzione in psicoterapia è tanta roba, quindi parliamo di un aspetto, magari la prevenzione nelle scuole o nella famiglia. Allora, diciamo che in salute mentale la prevenzione, diciamo che è fondamentalmente articolata in due momenti, cioè una prevenzione primaria e una prevenzione secondaria. Si intende per secondaria quando assistiamo a persone che hanno già avuto dei problemi, che si sono già rivolti a noi, e quindi si tratta di prevenire recidive. La prevenzione primaria, che a mio modo di vedere è quella veramente importantissima, è lì si tratta di lavorare nel mondo, cioè voglio dire, è la nostra presenza come servizio in contatto con tutte le agenzie sociali, che sono la scuola ovviamente, che sono le comunità, che sono il vario associazionismo anche della società civile, a modificare i comportamenti. Purtroppo stiamo attualmente in presenza, ne parlava prima la collega, di una grave realtà di violenze domestiche che vedono la donna in una posizione evidentemente di vittima, no? E questo è un fenomeno dilagante. Allora, rispetto a un questo influisce anche sulla salute mentale. Ma questo influisce moltissimo sulla salute. Cioè, la malattia mentale, al di là della molecola, no? La persona ammala perché sta dentro dei meccanismi sociali, dentro dei ruoli sociali, dentro come dire, degli accadimenti del suo essere nel mondo. Quindi noi dobbiamo assolutamente andare a rintracciare quali sono i fattori di rischio, quali sono gli accadimenti che fanno sì che poi la persona sviluppi malattia. Questa è la sua identità sociale, questo è quello che noi facciamo, la prevenzione è fondamentale. Perfetto, grazie dottoressa Betti, restituisco la linea a Susanna. Grazie Maddalena. Dottoressa Sabini, no? Cardiologa all'ospedale Santo Tomaso di Arezzo, fa parte del Comitato Medicina di Genere, quindi... per quanto riguarda la prevenzione in cardiologia, lo ripetiamo, primo controllo quando? Primo controllo per la femminile, donna? Femminile e poi maschile, ma anche per l'uomo, diciamo tutte e due. Sì, diciamo che per la donna intorno alla menopausa, quindi in quella fase perimenopausale. Sì. Quindi un controllo che comprende una valutazione cardiologica, un'ecografia e una valutazione degli esami del sangue. In quella sede verrà valutata anche la familiarità, l'anamnesi, per esempio se la donna ha avuto diabete gestazionale. Sì. E quindi diciamo ci sono delle situazioni che la potrebbero predisporre a sviluppare dei fattori di rischio aggiuntivi, come per esempio il diabete più frequente in chi ha avuto un diabete gestazionale. E si valuterà la pressione arteriosa, che sappiamo che in quel periodo potrebbe innalzarsi. Per l'uomo più o meno la stessa cosa, intorno ai 50-55 anni. Poi molto importante la familiarità, quindi in una persona che ha familiarità per malattie cardiovascolari si suggerisce iniziare anche un po' prima e di evitare quei comportamenti che sappiamo essere a rischio, quindi che predispongono ulteriormente la persona alle malattie cardiovascolari, come per esempio l'abitudine al fumo. Quella potrebbe essere una delle cause, no? Sì.
Maddalena, prego, ti vedo collegata di nuovo col tuo ospite, non ti voglio fare aspettare, prego. No, 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 grazie Susi, gentilissima. Sono con Sandra Bianchini del Comitato Salute di Genere che, parlando di prevenzione, anche loro hanno una sorta di progettualità a seconda della casistica. Voi fate formazione del personale, quindi fate un bando anche. Un bando, sì, verrà rifatto anche questo anno, un nuovo bando per su un progetto particolare che riguarda sempre la salute e la medicina di genere, con dei poster per la realizzazione poi dei percorsi assistenziali a questo punto da realizzare all'interno dell'ospedale. Altra cosa che vorrei dire è che ci sarà poi un evento finale e verrà coinvolto anche a questo punto l'università, perché la medicina di genere ne dobbiamo parlare a 360 gradi, coinvolgendo anche i giovani, perché è una cultura il genere, e anche a osservarsi all'interno di se stessi, non solo la parte universitaria collegata alle specialistiche prettamente sanitarie, ma anche collegata all'educazione. Quindi ci sta questo grosso progetto con la dottoressa, con la professoressa Fabbri della nostra università. Perfetto, grazie dottoressa Bianchini. Susanna, a te la linea di nuovo. Grazie. Dottoressa Saullo, senta, allora, avevamo detto, quando una persona è avanti con l'età sa che si deve controllare di più, o perlomeno sì, è più attenta, no? Ma se uno è giovane, nel senso, lei ha detto, è importante l'educazione ai ragazzi. Quindi cosa dobbiamo fare? La difficoltà è proprio catturare i ragazzi. Perché loro sono invincibili, me lo ricordo, abbiamo avuto tutti 20 anni. Cioè, la frequentazione degli ambulatori è limitatissima, ovviamente, a meno che non ci sia l'episodio febbrile, ma cose molto sporadiche. E invece sappiamo, per dire, per quanto riguarda le ragazze, che il picco di massa ossea si raggiunge a 18-20 anni. Per cui se queste ragazze cominciano a fare la dieta, a essere malnutrite, sono candidate alle osteoporosi al 100% nella fase menopausale. Se non hanno, diciamo, se vogliono mettersi a dieta, andare da un dietologo e venire, perché voglio dire, se uno vuol dimagrire, provo con una dieta appropriata. Va no? bene, però a volte non è solo il bisogno di perdere qualche chilo, ma sono tutti i messaggi mediatici che arrivano a questi ragazzi. E oltretutto pensiamo che ora come ora non c'è più l'adolescente che sta all'aperto, che gioca nel campino o nell'oratorio come era prima, le nostre abitudini quando si era ragazzi noi, vabbè, secoli fa, ma insomma, voglio dire, la vita all'aria aperta era sicuramente un'occasione per incamerare vitamina D. Certo. Invece i nostri ragazzi ora stanno davanti all'iPad, al computer, a tutta la tecnologia di elettronica, non stanno al sole, le ragazze fanno la dieta, non introducono abbastanza latticini, latte, quindi mancanza di calcio. Allora la somma sedentarietà, vitamina D carente, mancanza di calcio fa tutti i ragazzi con delle ossa fragili. Questo è stato proprio un report dell'Istituto Superiore di Sanità di questi ultimi mesi, che lancia l'allarme, perché come dire a questi ragazzi di queste cose elementari, ecco, di queste cose che ci vuole veramente poco per fare prevenzione. Ci vuole la famiglia, il medico di base, cioè cercare anche della famiglia di capire un po', che non si vada al dottore quando i figli hanno solo la febbre, ma anche fare uno screening, le analisi del sangue una volta all'anno. L'abitudine al fumo, l'alcol, indagare, perché questi ragazzi, sempre l'Istituto Superiore di Sanità parla che dopo 11 anni il 20% dei ragazzi che ha compiuto 11 anni ha episodi di ubriacatura di fine settimana. No, no, e questo vuol dire sotto gli occhi di tutti. Poi il coma alcolico del giornale, del pronto soccorso, sono cose di tutti i giorni, le vediamo, le notizie in TV, e questo la dice lunga di come veramente c'è un grosso lavoro da fare e anche di come catturare questa fascia di età. È molto più facile invitare, capito, a fare la dieta, a smettere di fumare, tutte montagne da... ovviamente da scalare. Da scalare, però nell'adolescente è un conto, nell'età medio-alta da 50-60 ci sono contatti più frequenti, dottoressa. Ma ci sono contatti più frequenti anche, per cui è diversa, il supporto è più facile, insomma. Maddalena, allora guarda, ti do la linea per l'ultima volta, mi stanno dicendo dalla regia, e perché siamo a 3 minuti dalla termine del programma. Sì, è velocissimo, di nuovo con Silvia Gatto, perché mi sottolineava un aspetto importante. Se in famiglia
Sì, si diceva sulla prevenzione, sui giovani e gli adolescenti. Bisogna appunto farla nelle scuole e nei giovani, perché spesso loro vivono questa realtà di violenza in famiglia, possono vivere appunto un padre violento nei confronti della madre, e hanno questo tipo di reazione poi nella loro gli atti di bullismo, insomma, spesso hanno questo genere in famiglia di esempi di appunto violenza, per cui spesso noi, per esempio, nelle donne, quando cerchiamo di coinvolgerle in percorsi di recupero, facciamo pensare proprio a quello che può essere, spesso sono donne in gravidanza, a quello che può essere poi il loro futuro, dei loro figli, che spesso con esempi violenti potranno solo essere dei futuri genitori violenti. Okay. Bene, grazie ancora Silvia Gatto, a te Susanna. Grazie, ringrazio Maddalena Pieroni e anche Natale Teci per le immagini. Grazie Maddalena del collegamento dal San Donato. Direttore Gialli, io vorrei parlare un attimo con lei, visto che siamo in conclusione ed è importante, dello screening. No, ne abbiamo un po' accennato prima, che arrivano le lettere a casa, non c'è tanta risposta, ecco, però parliamone, diamo un'informazione anche su questo. Sì, rapidissimamente, le vengono in mente, prima sentendo i commenti dei colleghi, tre piccole puntualizzazioni. Una purtroppo negativa, due positive. Parto con quella negativa, così ce la togliamo subito di mezzo. In un recente studio che abbiamo fatto sui dati epidemiologici di patologie che riguardano il nostro territorio, quindi proprio della provincia aretina, noi abbiamo potuto evidenziare degli ottimi valori per quello che riguarda la mortalità anche rispetto alle altre province e alle altre realtà, che è sempre più bassa. Abbiamo solo un dato negativo, che è la crescita della mortalità femminile legata al tumore del polmone. E questo è un pochino l'aspetto negativo dell'emancipazione, di come la donna per certi aspetti si sia adeguata a stili di vita tipicamente maschili. Prima c'era un grosso divario tra il tumore del polmone nel maschio e nella femmina, questo divario purtroppo si sta assottigliando e questo causa proprio un'elevazione della mortalità femminile. Comunque, quando arriva la letterina a casa rispondiamo, andiamo. Sì. No, questo devo dar ragione in questo caso alla dottoressa Saullo, perché l'intervento non si deve aspettare la lettera a casa, ma si comincia nell'età giusta, a scuola, e in questo senso il nostro CACIT sta collaborando con le scuole per fare delle iniziative di coinvolgimento meravigliose. Come si suol dire, gli adulti del domani, no? Invece, ragazzi, due cose positive. Una relativa allo screening del sangue occulto, del colorretto, che, come abbiamo sentito dal dottor Mirri, avremmo piacere crescesse come adesione della popolazione. Andando un po' a analizzare le cause, abbiamo capito che a volte non è tanto la difficoltà nel fare l'esame, quanto piuttosto lo scomodo di riportare la provetta. Allora abbiamo incontrato le associazioni di volontariato, Croce Bianca, Misericordia, abbiamo sensibilizzato e loro hanno dato la loro disponibilità. Positiva? L'altra cosa positiva invece riguarda lo screening mammografico, perché sempre grazie alla collaborazione con il CALCIT, sia ad Arezzo che nel Valdarno, i nostri mammografi sono dotati di uno strumento che si chiama tomosintesi, che permette una migliore e più accurata diagnosi di tumore in fase iniziale, soprattutto in quei seni più densi come sono quelli delle donne giovani, e quindi se abbiamo un abbassamento dell'età di screening sicuramente avremo, quindi, anche attrezzature all'avanguardia. Assolutamente. Una conclusione la chiederei anche a Eleonora Ducci, che è appunto sindaca di Talla, no? Per quanto riguarda ANCI Toscana, lei è appunto una referente, no? Sì, possiamo concludere velocemente su quello che possiamo fare per prevenire la violenza di genere. La dottoressa Gatto ha già detto molto, perché si cerca di intervenire nelle scuole, di fare educazione, ma anche iniziative come quella di oggi, in cui si parla di violenza di genere e si fa capire, si fa conoscere alle donne quali sono i modi per poter provare a fuoriuscire dalla violenza di genere, sapere che ci sono percorsi riservati in cui viene tutelata la privacy e che comunque le donne vengono sempre prese in carico, quindi la donna non si sente abbandonata. Quindi occasioni come queste sono importanti. Un Twitter, dottoressa Sabini? Allora, è importantissima la consapevolezza delle donne per quanto riguarda l'importanza delle malattie cardiovascolari. Dottoressa Saullo, prego, scusi. No. Dottoressa Saullo, ti farei terminare lei. Dobbiamo fare rete. L'Istituto Superiore di Sanità si è preso questa regia, coordina vari centri dove la medicina di genere è sviluppata da tempo, vuoi Padova, vuoi Sassari per la farmacologia di genere, vuoi Roma stessa, vuoi la Puglia con la dottoressa Moretti per le malattie respiratorie. Abbiamo vari esponenti. Tutti questi dati vengono messi in rete e sono facilmente consultabili per chi avesse voglia
voglia, diciamo, di saperne di più, online gratuitamente si può consultare il quaderni del Ministero della Salute. Nel 2016 è uscito quello della medicina di genere come determinante di salute, quindi per tutte le curiosità è sintetico, fruibile per chi ne vuol sapere di più. E per noi pazienti dire, quando andiamo dal nostro medico di famiglia, chiedere di più. Volendo, bene, certo. Anche quello è importante. Allora, io ringrazio, perché sennò me ne dimentico, la regia Luca Burzi, per quanto riguarda l'audio Luigi Migliardi e alle camere Roberto Marini. Detto questo, abbiamo terminato qui un'altra puntata di Sportello Salute, quindi appuntamento alla prossima settimana.